Mi ha colpito la mamma che con grande dignità e grande fede sta vivendo questo, custodendo nel cuore le parole ultime drammatiche che ha sentito. Ho visto il papà molto provato e ovviamente anche i nonni. E ovviamente sì, quello che poi mi è stato detto preferisco non dirlo, insomma. E li accompagniamo con la preghiera, gli ho assicurato questo, la mia e quella stasera di tutta la comunità. Davvero c'è grandissima partecipazione. Parlavo l'altro giorno con una signora che mi diceva: sono diventati figli nostri questi due ragazzi, ormai li sentiamo quasi come fossero proprio nostri figli. Sono la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo e è stata un'alunna dell'istituto ovviamente tanti anni fa e mi sento proprio di partecipare a questo dolore, a questa... non riesco a capire come si possa affrontare anche, bisogna trovare il modo di affrontare una cosa del genere. Veniamo da due o tre paesi più in là, ho detto andiamo stasera a fare onore ai ragazzi e ai genitori, che le sono molto vicina, perché anch'io ho figli e so cosa vuol dire. Quando hanno sentito la figlia che diceva quelle parole, non so una mamma cosa si sentì. Anch'io ho un figlio che vive lontano. E se fosse successo a me avrei piacere proprio di questo, di sentire una solidarietà cristiana attorno a me.